commento, Presidente, su questo risultato? Ci vogliamo sedere come abbiamo fatto? Festeggia nel comitato del sindaco Vincenzo Napoli al fianco del neoeletto primo cittadino il risultato ottenuto a Salerno il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che si accomoda sulla sedia solo dopo che Enzo Napoli gli cede la sua, notando che quella destinata al governatore è rotta, ed in questo gesto c'è tutto il loro rapporto. È il presidente De Luca che invita Enzo Napoli a sedersi al suo fianco, ma non si risparmia quando si tratta di difendere il risultato che definisce straordinario. Poi guarda al futuro ed annuncia tutte le grandi opere che, grazie alla scelta dei cittadini salernitani di riconfermare questo tandem, potranno andare avanti. Quasi tenero verso il Movimento 5 Stelle, De Luca ribadisce quello che è stato il principale insegnamento di questa campagna elettorale: bisognerà ritornare a guardare nei quartieri, la sua fissazione, e resta l'attenzione per la manutenzione delle grandi opere che vanno fatte ma anche conservate. Lasciamo perdere, l'importante è che è stata confermata l'amministrazione e che si possa riprendere con grande determinazione un lavoro importante per la nostra città. Abbiamo in vista investimenti importantissimi che non potevano essere bloccati. Ovviamente credo che la nuova amministrazione debba anche lavorare di più sulle manutenzioni, su alcune criticità che si sono registrate in questi anni, con grande umiltà, con grande senso di responsabilità. Ma l'atto di fiducia che è arrivato ai cittadini è davvero straordinario, perché è arrivato in condizioni non semplici. Venivamo da 2 anni di Covid, che ovviamente hanno creato problemi anche all'amministrazione comunale, come a tante amministrazioni d'Italia, ed è un risultato importante, che credo sia molto utile per le nostre famiglie, per la nostra comunità. Si potrà lavorare bene per il futuro. Io mi aspetto semplicemente che la nuova giunta comunale a Salerno faccia un lavoro rigoroso nell'interesse della città e dei cittadini. Il problema delle coalizioni francamente mi interessa molto relativamente. Se c'è un dato generale che registriamo in tutta Italia, a me pare che sia questo: è finita l'epoca della stupidità, della volgarità, degli estremismi, della faciloneria. Mi pare che la gente cominci ad apprezzare la serietà dell'azione politica e del lavoro politico, e questo è un bene per l'Italia.